questa è una vicenda che bisogna raccontare anche a livello nazionale, perché dobbiamo portare fuori dalla Sicilia le notizie vere delle mille cose che non funzionano, ma anche le straordinarie cose positive che sappiamo fare. Ci sono pochi casi in Italia di aziende che rinascono per la cocciutaggine e il coraggio dei lavoratori, che rinunciano ai loro risparmi e rinvestono per fare rinascere l'azienda. E un gruppo di manager che fanno la stessa identità, fanno l'azienda bellissima, di straordinario di lavoro, rinasce e torna a vivere. E questi due eventi sono una cosa assolutamente positiva e siamo qui per sostenere un grande valore. Abbiamo sconfitto anche la burocrazia. Per un anno e mezzo questo progetto era fermo perché non si sapeva chi doveva aprire la giusta a Palermo. Siamo costretti a fare prima la giusta, qualcuno, e oggi finalmente un'azienda che rinasce, per noi è un sogno che si